di riferire quali discorsi lei ha direttamente sentito circa propositi omicidiari dopo la sentenza del maxi processo, comunque in quel periodo, perché siamo partiti da un riferimento all'omicidio Germanà, al programmato omicidio Germanà. Lei ha detto non era il solo che si doveva ammazzare. Io le chiedo intanto di riferire per quello che lei ha direttamente sentito o per avere ricevuto incarichi o in altro modo all'interno di Cosa Nostra, le chiedo di sapere chi in quel momento veniva indicato come vittima di programmato attentato nel 1992. E poi casomai ci torniamo. Parliamo dopo la sentenza della Cassazione. Sì. Perché prima della sentenza della Cassazione le cose erano diverse, tutti erano bravi, perché ci fu un periodo, dottore, che dottor Reina e Salvatore Biondino nell'88, sto parlando 88, era giù di morale, erano caduti come persona, si sentivano disperati, perché poi ci fu un periodo che invece si vantavano, che si erano entusiasti, perché avevano trovato le persone giuste. Nel processo, per trovare le persone giuste, anche per il maxi processo che c'era in corso, io parto un po' prima perché per inquadrare meglio queste persone. Mi ricordo che quando c'è stato il maxi processo si faceva il nome il nome di tutti quelli che erano sempre stati membri anche di Cosa Nostra importanti, anche politici che aggiustavano processi, che si interessavano per aggiustare i processi. Io mi ricordo, parto degli anni 70, dove che si sapeva, era saputo che i Salvo, Lima, i fratelli Gioia, il ministro, che all'epoca era ministro, Di Fresco, che io ci andavo direttamente pure con i Michalizzi, che aveva l'ufficio sopra il cinema Fiamma, i Gioia, che io ci sono andato pure con Salvatore Michalizzi e Enzo Sutera in via, non mi ricordo come si chiama, forse via Mariano Stabbe, che avevano un ufficio dove c'era la Birreria Italia, la Banca Italia, Birreria Italia, non mi ricordo se si chiama via Mariano Stabbe, comunque mi ricordo sempre per questione che c'era questa alleanza con i politici, con gente che si occupava di politica per aggiustare i processi, perché c'era il maxi processo, scusa vado un po' indietro, mi ricordo pure i Salvo, i Badalamenti, i Gioia, che si sapeva che si erano interessati per i 114, quando c'è stato il processo dei 114, quando c'è stato che avevano arrestato Luca Bagarella nel 76, si sapeva che si erano interessate pure loro, che c'era pure in questa cerchia di persone anche Michele Greco si interessava per aggiustare i processi, sì. Assieme con Franco Di Carlo, che si sapeva che era risaputo che lui era uno che per sparare Franco Di Carlo non era buono, ma per aggiustare i processi aveva dei canali importanti, come l'avevano i Salvo, come l'avevano i Greco, come l'aveva Gioia, come l'avevano... A quale Franco Di Carlo si sta riferendo? Io, Franco Di Carlo della famiglia di Altofonte, i fratelli Di Carlo, Franco, di quello collaboratore, poi ce n'è Andrea... c'erano tre i fratelli Di Carlo. Però signor Onorato, torniamo un attimo alla domanda che le ribadisco, che riguarda proprio il periodo successivo al 30 gennaio 92, quando c'è la sentenza del maxi in Cassazione. Scusi se sono andato un po' indietro. No, ho capito qual era il senso del suo andare indietro, certamente opportuno. Però adesso torniamo, veda se è in grado di rispondere a questa domanda.
lei ha detto non era il nome di Germanà il solo nome che si faceva di persone che dovevano essere uccise. Io le ho chiesto in maniera molto concreta e spero precisa quali erano gli altri nomi che lei ha sentito fare in quel momento come possibili vittime di attentati da parte di Cosa Nostra, di attentati, di omicidi da parte di Cosa Nostra. Allora c'era tutta una lista che si dovevano fare ammazzare, a parte se avesse avuto possibilità Totò Riina l'avesse ammazzato a tutti, diceva sempre così Salvatore Biondino, Salvatore Riina, che se avessero avuto possibilità l'avesse ammazzato a tutti i politici per quello che era successo, per la sentenza andata male del maxi processo. Però c'era una lista prioritaria di uccidere il commissario Germanà, l'onorevole Vizzini, Calogero Vizzini, era nella lista, di cui io ho fatto pure le dichiarazioni quando ho collaborato, che si pedinava, ma era un po' difficile perché c'era l'elicottero che la mattina lo veniva a prendere. Dove, mi scusi, perché è sicuro che il nome di battesimo... A Mondello, partendo a Mondello, la discesa, lui abitava alla discesa in quel periodo, la discesa di Valdese, aveva una villa lì. E lei l'ha pedinato quando, signor Onorato? Quando l'ha pedinato? In che periodo? In questo periodo, dopo l'omicidio Lima, attentati, Falcone, sempre in quel periodo. Quindi dopo l'omicidio sempre Lima? Sempre dopo la sentenza, sempre dopo la sentenza parlo io. Dopo la sentenza tutti questi incarichi vengono. Tutti questi incarichi vengono dopo la sentenza, non è che c'è stato prima, prima se ne parlava bene. Poi si dovevano ammazzare. Germanà, Vizzini che... Prima se ne parlava... Vizzini che era sottoposto... Ma io posso dire che se ne parlava bene pure, dottore, io certe cose, guardi, perché poi ne paghiamo le conseguenze accusando certe persone. Mi sento solo anche per questo motivo, perché mi vedo che certe volte che non ho forza, potrei dire tante cose, magari dico, ma è meglio che questa cosa non la dico, perché paghiamo le conseguenze. Questa è la realtà, non è che io accusando, non è che questo di Vizzini l'ho detto 16 anni fa quando ho collaborato. Signor Onorato, lei ora in questo momento è testimone, ha letto anche una formula di impegno, quindi se io le faccio delle domande, no, ma per carità, lei deve rispondere secondo verità e completezza di sua conoscenza. E allora le chiedo, oltre, quindi abbiamo per ora fatto il nome, lei ha fatto il nome di Germanà, Vizzini, che... Mannino, Calogero Mannino doveva essere ucciso, che prima se ne parlava bene, di questo ne ho parlato pure quando ho collaborato, il ministro Calogero Vizzini. Salvo Lima era il primo che... Aspetti. Nella lista, allora, assieme al figlio. Ci sono due persone diverse che ha citato, Vizzini e Mannino, è giusto? Sì. Allora, per Vizzini lei ha eseguito anche dei pedinamenti, ha detto a Valdesi, ha detto pure che c'era forse io pubblicamente, prima di andare avanti anche su questa lista, anticipando, ma è chiaro che è un argomento che poi alla fine dovremmo andare, quindi forse è opportuno precisarlo sin da adesso. Onorato, ci riferisca quali sono innanzitutto le fonti delle sue conoscenze. Sì, l'avrei chiesto dopo. In quanto... componente reggente della commissione o quanto componente del gruppo di fuoco, vorremmo essere un poco più precisi su questo e poi affrontiamo. La fonte è Salvatore Biondino, signor Presidente, la fonte è Salvatore Biondino, di cui è ambasciatore della commissione di Cosa Nostra. Quindi lei mi faccia tutto capire, che... in quel periodo non partecipa a riunioni di commissione, perché lei ci ha detto che rivestiva la qualità di reggente, la carica di reggente. Della famiglia. No, esatto. Mi spiego un poco meglio. Sì. Quindi della famiglia, non aveva preso il posto che precedentemente era stato, perché le ha detto i Madonia erano tutti in galera, ma Madonia ovviamente era anche capo di mandamento. Nel 92 non sono. Lei si riferisce alla famiglia o al mandamento di cui era capo Madonia?
che mi è sembrato di capire, se può darsi mi sbaglio, che lei ha detto i Madonini erano tutti detenuti e quindi io sono diventato reggente. No, Presidente. Nell'87. No, quello è un altro discorso, no. Signor Presidente. Allora, ce l'ho preciso. Io non c'entro niente con la famiglia di Madonia. No, i Madonia sono un altro mandamento. No, io ho detto che i Madonia nell'87, quando io esco, sono tutti in carcere e momentaneamente la carica la veste come capo mandamento Armando Bonanno. Ah, ecco, poi, vabbè. Allora, no, quello è un altro discorso. Quindi lei allora non partecipa a nessuna commissione e ha il suo canale Salvatore Biondino, se abbiamo ben capito. Io sì, perché il reggente non può partecipare. Benissimo, alla commissione, sono allora capi mandamenti. Quindi la sua fonte è Salvatore Biondino. In quel momento nel 1900... Esatto, aspetti, signor Onorato, nel 1992, in quel momento, Salvatore Biondino, rispetto al mandamento di San Lorenzo, quale carica rivestiva o quale incarico di fatto rivestiva? E poi l'altra domanda, di fatto nel 1992 quali erano, se c'erano i rapporti diretti e personali, se c'erano tra Salvatore Biondino e Salvatore Riina? Visto che la sua fonte intanto è Salvatore Biondino, cerchiamo di chiarire nel 92 in seno a Cosa Nostra, in seno agli organismi di vertice di Cosa Nostra, qual è il ruolo di Salvatore Biondino? Il ruolo di Salvatore Biondino nel 92 è capo mandamento e anche è membro della commissione, faceva parte della commissione, è coordinatore di commissione. Perché lui coordinava pure la commissione, lui mandava pure gli appuntamenti anche per coordinare la commissione. Ma, diverse volte ci sono stati che io ho dato appuntamento a Giuseppe Lucchese, in quanto c'era una riunione della commissione all'Arenella dove che sedeva assieme con Armando Bonanno, che in quel periodo nell'87 io sono andato a trovare e dare appuntamento che si doveva riunire la commissione all'Arenella e ho dato l'appuntamento, ordine preso da Salvatore Biondino a Peppuccio Lucchese, che sono andato a trovarlo al bar Rosanero, non dentro il bar Rosanero, ma vicino al bar Rosanero dove che c'era un portone che sono entrato lì dentro, che avevano dato un appuntamento per un giorno essere presente alla commissione che si doveva tenere all'Arenella. Questo sono cose che Salvatore Biondino mi ha detto di fare, ho fatto. Dopo il 92 Salvatore Biondino veste la carica sia come coordinatore, ma sia anche come capomandamento e sia come regista di tutto quello che deve succedere in Cosa Nostra. Salvatore c'ha una lista di tutti quelli che devono essere ammazzati e diceva pure che se avesse possibilità l'avesse ammazzata a tutti i politici dopo la sentenza di Cassazione. Io mi ricordo che si doveva fare l'omicidio Vizzini, mi ricordo che si doveva fare, ma direttamente, no? Io parlo direttamente con Salvatore Biondino. Aspetti, andiamo all'omicidio Lima. Aspetti un attimo, per ora tralasci l'omicidio Lima sul quale andremo dopo. Del fatto che si doveva uccidere il politico Vizzini, lei apprende da Salvatore Biondino. Ha già detto di avere fatto anche, se non ho capito male, qualche servizio, diciamo, di osservazione su questa villa del politico Vizzini a Valdesi. Ho capito bene, ho capito male? E assieme con Domani D'Angelo era quello che si occupava di più di pedenamente. Giovanni D'Angelo era un uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, sì, colui che mi aspetti, ha portato signor Onorato, la moto. Poi ci torniamo al ruolo di Giovanni D'Angelo anche all'omicidio di. Le chiedo, questi servizi intanto di osservazione su eventuali movimenti del Vizzini, lei ricorda, rispetto all'omicidio Lima, che è un fatto per lei indimenticabile, ha già detto di essere stato
il principale esecutore materiale. Ricorda se sono precedenti o successivi rispetto all'omicidio Lima? Successivi. Prima Totò Riina, detto da Salvatore Biondino, Totò Riina voleva ammazzato subito a Salvo Lima e al figlio, se c'era possibilità, e Andreotti con il figlio. Questi erano i primi che dovevano venire, e infatti è stato il primo Salvo Lima. E che poi doveva morire Salvo, tutto quello che ora io poi le dirò. Va bene. Quindi Vizzini abbiamo detto dopo. Poi lei ha parlato di Mannino. Sul fatto che Mannino, in questa lista di vittime designate ci fosse Mannino, lei cosa ha appreso e da chi ha appreso? E se ha eventualmente appreso, se questo progetto è sfociato anche in qualche tentativo di organizzare l'attentato a Mannino? Non so, osservazione, pedinamenti, qualcosa del genere. Se lo sa, ovviamente, signor Onorato. Lei intanto da chi ha appreso che tra i politici che sono uccisi c'era Mannino, l'allora ministro Mannino? Parlo sempre di Salvatore Biondino, che è ambasciatore di commissione. Lei riceve, lei o altri del suo gruppo, rispetto al progetto di uccidere Mannino, conosce qualche altro particolare? Riceve lei qualche incarico? Quanto riguarda Mannino, si deve uccidere. Intanto quello che non è che si possono uccidere tutto in un giorno, perché poi ci vuole pure, ma man mano c'era questa lista di uccidere queste persone, che si dovevano uccidere i Salvo, i cugini Salvo, si dovevano uccidere il Andreotti, si doveva uccidere Martelli, perché l'avevano pure con Martelli, in quanto Martelli era stato assieme con Craxi. Assieme con Craxi, e si parlava pure di Gardini, ai tempi che c'era Gardini, ai tempi che c'era Ferruzzi, tutte persone che si interessavano per Cosa Nostra, stiamo parlando. Craxi e Martelli l'abbiamo fatto diventare noi ministro di Grazia e Giustizia, perché Buscemi Antonino, della famiglia di Passo di Rigano, aveva nelle mani queste persone come Ferruzzi, Craxi, Martelli. Lui aveva detto a noi, che abbiamo pure finanziato con 200 milioni di lire, noi come famiglia di Partanna Mondello abbiamo uscito 200 milioni di lire per finanziare il Martelli e portarlo nell'88, anni 88, a farlo diventare ministro di Grazia e Giustizia, dove che ci diceva, che poi si è avverato la realtà, perché quello che ha detto si è mantenuto, che piano piano faceva uscire i mafiosi, tutti con gli arresti domiciliari, arresti ospedalieri, che carcere non se ne faceva nessuno. Questa è una cosa che io ho vissuto personalmente, che ho finanziato dalla cassa di Partanna Mondello, abbiamo dato i voti, ed era pure nella lista di ucciderlo. E perché doveva essere ucciso? Martelli comunque diventa ministro di Grazia e Giustizia successivamente, diciamo, nel 91. Sì, perché sì. Poi, se voi lo avevate, diciamo, in qualche modo addirittura finanziato, lei dice nell'88, poi vedremo la data precisa. 88, 89, insomma, 87, non perché, me lo ricordo. Perché poi Martelli doveva... Forse 87, no, forse 87. 87. Perché poi nel 92 diventa un bersaglio da colpire Martelli? Se lo sa, signor Onorato, le chiedo sempre fatti e non interpretazioni eventualmente. No, io gli dico solo quello, perché poi non lo so, ma io so solo che andando male in questo processo ci sono io gli ho detto che Riina diceva sempre, Salvatore Biondino, che se c'era possibilità voleva ammazzare a tutti i politici. Ma sa perché Riina accusa sempre lo Stato? Perché Riina in ogni intervista, ogni volta che si fa intervistare o affaccia una televisione, dice sempre lo Stato, e perché sa lui benissimo come sono andate le cose. Non è perché accusa lo Stato, è che accusa lo Stato che lui sta pagando il conto. E lo Stato non sta pagando niente. Scusi, perché per questo motivo Riina accusa sempre lo Stato. Non è che l'accusa perché è una cosa che si inventa, ha ragione di accusare lo Stato. Io dico, ogni volta che vedo Riina che accusa lo Stato, accusa tutti
Violante, accusa questo, accusa quello, accusa lo Stato che manovra, che fa, di... ha ragione. Ma su, perché guardi, accusa lo Stato perché... Sulla base di quali eventuali sue conoscenze lei dice questo? Cioè, chi sono e quali sono i profili per cui uomini dello Stato dovrebbero essere accusati e dovrebbero pagare quello che stanno pagando, lei dice Rina sta pagando, uomini dello Stato no. Sulla base di sue conoscenze, signor Onorato, ci spieghi meglio questa sua affermazione. Quando lei dice Rina ha ragione dicendo sto pagando solo io, perché signor Onorato lei dice che ha ragione? Sulla base di quali eventuali conoscenze lei dice che qualcuno dovrebbe pagare? E mi riferisco in particolare a questi soggetti che lei ha citato come bersaglio possibile di possibili attentati nel 92. Sono le conoscenze che io ho fatto 20 anni di Cosa Nostra e in 20 anni di Cosa Nostra è stato sempre risaputo e sentito, ho vissuto tante di quelle cose che non è che se quando si parla di trattativa con lo Stato, io dico la trattativa, ma che trattativa se c'è stata sempre una convivenza? Io ho sempre visto la convivenza fra i politici e Cosa Nostra. Dov'è questa trattativa se c'è stata sempre la convivenza? Io ho parlato di Dell'Oce, rapporti con Dell'Oce, nei processi, ho avuto direttamente a che fare, non per sentito dire, ma io ho avuto direttamente a che fare con Dell'Oce, ma come imprenditore, ma proprio... ho sentito di cotte di crude da quando ero in Cosa Nostra. Lei che Cosa Nostra si occupava, che in Cosa Nostra c'erano i ladri, i rapinatori? Cosa Nostra è un'organizzazione veramente, era fatta di queste persone. Ora Reina quando accusa lo Stato ha ragione, dico io, di accusare lo Stato, perché poi è stato abbandonato, prima ci hanno fatto fare le cose, non solo a Reina, ma parlo di Cosa Nostra, tutta la commissione, tutte. Prima ci hanno fatto fare le cose, ci hanno fatto ammazzare dalla Chiesa, il signor Crax, il signor Angeotti, che si sentivano un fiato addosso. Queste cose che io ho sentito in Cosa Nostra da Biondino, da Sara Riccobono, da Civiletti, da Madonia, con i Calato, non abbiamo sempre parlato. E quando poi succede pure che... perché non è che viene a combattere la mafia dalla Chiesa a Palermo perché dava fastidio a Reina, ma perché ha dato fastidio, quello che è sempre, parlando sempre con Biondino, parlando sempre con Cosa Nostra, con le persone di Cosa Nostra. Quindi, di queste mie conoscenze io dico queste cose. Ha ragione, perché prima gli hanno fatto fare tutto quello che si è fatto. Poi, al momento in cui l'Unione Pubblica scende in piazza e lo Stato reagisce, i politici si fanno tutto a nascondere. Si nascondono tutti. E allora diciamo sì, ora va ammazzato tutti. Ecco perché dico, se avesse avuto possibilità l'avesse ammazzato a tutti. E perché accusa sempre lo Stato? Per questo motivo. Ho capito. Quindi secondo quello che le ha detto Biondino, quali sono i delitti che Rina ha fatto e che però altri gli avrebbero detto di fare? Secondo quello che c'era le ha detto... L'omicidio alla Barbera, il commissario che poi è morto. Di questo se ne parlava bene. Io mi dispiace... No, aspetti, forse perché non è stato fatto l'omicidio del dottore alla Barbera. Le chiedo, e poi torniamo... No, ma io ho partecipato però a un piano di ammazzarlo. Sì, ora le chiedo. Torniamo un attimo indietro, perché lei ha fatto il riferimento a Dalla Chiesa come esempio di un omicidio commesso da Riina e da Cosa Nostra, ma... su richiesta, così ho capito, di altri. Allora io le chiedo, per quello che lei ha saputo da Biondino o da altri esponenti di Cosa Nostra, ci sono altri delitti che Riina e Cosa Nostra hanno fatto ma che sono stati in qualche modo sollecitati, richiesti da esponenti politici o dalle istituzioni? Per quello che sa, non per quello per quello che le è stato detto eventualmente. Io di quello che mi è stato detto, l'omicidio Mattarella è stato pure pressato da altri politici, l'omicidio Mattarella è stato, poi
quando riguarda l'omicidio dalla Chiesa. In questo momento no, io volevo fare, signor dottore Di Matteo, per questo ho detto se potevo essere sentito un altro giorno, perché la mente non ce l'ho fresca, io sono molto disturbato in questo momento. Però, come si dice, mangiando si fanno molliche, che uno mangiando poi chi mangia fa molliche. Parlando ricordo certe cose. Però era meglio essere sentito con una mente un poco più fresca. Non ha importanza, perché certe cose... Però penso che siano cose indimenticabili. Se uno sente dire una cosa del genere, la ricorda. No, sai, indimenticabili sono le cose quando uno li fa. Ma quando uno magari li sente dire o ne parla, sono cose che magari li può dimenticare. Perché sai quante cose io mi ricordo e quante volte sono andato in processo... E il giudice oppure gli avvocati mi dicono: ma scusa, perché non l'ha detto prima? Ma io lo sto dicendo adesso, per coscienza me lo sto ricordando e lo sto dicendo. Se me lo sono ricordato dopo e non lo devo dire, non lo dico. No, lei in ora, questo momento deve dire tutto. Una volta sono andato a processo Giacalone per le misure di prevenzione, mi sono ricordato che abbiamo ucciso due persone per conto dei Giacaloni, perché avevano fatto la rapina, avevano ucciso. Rimaniamo però sul tema, vediamo delle domande più specifiche. Sì, allora. Quindi la domanda è stata fatta dei personaggi che sarebbero stati, io dei delitti, sarebbero stati eseguiti su commissioni anche di soggetti esterni a Cosa Nostra. Questa era la domanda che le è stata fatta. Lei ha citato Mattarella, dalla Chiesa, ce ne sono altri. Mi riservo perché quindi in questo momento non ricordo altro. Lei ovviamente, se lo sa, non può riservarsi, perché sa che ha l'obbligo di dire di si è impegnato. Sì. Se non lo ricorda è un altro discorso in questo momento. Non ricordo, ma ce ne saranno altri perché non mi ricordo in questo momento. Vabbè. Allora, andiamo avanti con le domande del pubblico ministero. Allora, signor Onorato, lei sa se nel 1992, concentriamoci proprio su quel periodo successivo all'omicidio Lima, sul quale poi torneremo con poche domande perché abbiamo la sentenza definitiva. Lei sa se in quel periodo si discusse in Cosa Nostra, oltre alla possibilità di uccidere Vizzini, Mannino, la possibilità di uccidere il dottore Arnaldo La Barbera, funzionario della Polizia di Stato? Io personalmente sono stato incaricato di andare alla Bella del Golfo e vedere i movimenti, di cui ci sono i verbali che già ne parlo 16 anni fa, sì. 17 anni fa, perché io ho collaborato 17 anni fa, e le prime cose che ho detto sono state proprio anche quelle della Barbera. Di uccidere la Barbera alla Bella del Golfo, di cui la Bella del Golfo era proprietaria di un certo avvocato Ponte, dove si trova? Amico intimo e socio in affari con Salvo Lima. Con Salvo Lima. Dove che Salvatore Reina diverse volte faceva pure delle riunioni. Io ho accompagnato una volta Salvatore Biondini alla Bella del Golfo. Dove che... parlo di 2 mesi prima di uccidere Salvo Lima. Dove si trova questa Bella del Golfo? Bella del Golfo si trova a Terrasini. Località Terrasini, Cinisi Terrasini, dove che c'è Città del Mare, che qui alloggia, nello stesso residence alloggiava il dottor La Barbera, che doveva essere ucciso. Ma la cosa strana, quando mi hanno detto di uccidere La Barbera, che poi si stava facendo pure un piano per farlo saltare in aria, dove che si doveva scaricare un camion di terra, con Salvatore Biondino avevamo parlato che Giovanni Ferrante casomai o si metteva nel contenitore per farlo saltare in aria, perché lui la mattina se ne usciva assieme con la scorta, e avevamo pure già battuto la strada dove che deciso il luogo dove che si doveva fare saltare in aria dottor La Barbera. Però c'è una cosa strana, dottore. Prego. Dottor La Barbera aveva ucciso 2 persone a Palermo, 2 rapinatori. Nessuno ha preso provvedimenti di ammazzare La Barbera in quel periodo.
Quando la Barbera uccide due rapinatori che io pure conoscevo dall'Acqua Santa, zona via Montalvo, nel mandamento di Nino Madonia, Nino Madonia non prende nessun provvedimento di ammazzare alla Barbera, perché nessuno si poteva permettere di ammazzare un rapinatore, e neanche un rapinatore poteva ammazzare un altro rapinatore, solo Cosa Nostra poteva ammazzare a Palermo. Chiunque sia stato, chiunque fosse, veniva ucciso. Se la Barbera ha ammazzato i due rapinatori, che uno si chiamava Mimmo Fasone e un altro che è stato ferito, è scappato, quello che è Giovanni Pumo, che io conoscevo, e si è fatta pressione da alcuni uomini d'onore, primo io, perché non si uccide la Barbera? Come si permette questa ammazzare dei rapinatori dentro un salone di per tagliarsi i capelli, un salone di barbiere. E quando era avvenuto questo fatto? No? Al di là della parlo dei anni 80, ma non mi ricordo, 85, 86, non mi ricordo. Comunque stava 87, no? E invece, scusi Onorato, questi pedinamenti alla Perla del Golfo, quando li ha collocati? Perché lei ha parlato prima dell'omicidio Lima. No. I pedinamenti sì, dopo l'omicidio Lima. Dopo o prima? Perché poco fa invece mi era sembrato... La cosa strana sa qual è? Aspetti, risponda alla domanda del Presidente, prima di tu. I pedinamenti del dottore La Barbera alla Perla del Golfo li sa collocare nel tempo, prima o dopo l'omicidio Lima intanto? Dopo. E allora prima le chiedo, è stato l'omicidio Lima. Le chiedo ulteriormente... È un inizio Salvo Lima. Sì, Salvo Lima è l'inizio appunto, l'aveva già detto all'inizio. E per quanto riguarda i pedinamenti del dottor La Barbera, può essere più preciso nella collocazione temporale se io le chiedessi di ricordare se sono stati prima o dopo la strage di Capaci del 23 maggio? Se lo riesce a ricordare? Dopo. In che periodo lei pedina o comunque studia la situazione per programmare l'attentato alla Perla del Golfo di Terrasini nei confronti del dottor La Barbera? Che periodo dell'anno è? Invernale, autunnale, estivo? Luglio-agosto 92. Luglio-agosto 92. Perché io ci vado pure ad alloggiare alla Perla del Golfo. Per questo motivo. Per studiare meglio i movimenti del dottor La Barbera ci vado ad alloggiare? Sì, io vado ad alloggiare con mia moglie e mie figlie e mi sto 2 mesi pure là. Io ho 2 mesi che mi vado ad alloggiare alla Perla del Golfo. Per vedere tutti, ma io addirittura mi ha detto se si poteva fare con il silenziatore, Salvatore Biondino, se si poteva fare col silenziatore, la pistola e il silenziatore, in piscina, perché lui, io avevo visto, ho detto Salvatore, vedi che lui diverse volte va in piscina e rimane da solo, neanche va a mangiare, con una donna a fianco, che era una donna alta, più alta di lui, e molto più giovane, e che da un muretto dietro la piscina si poteva fare, neanche c'era bisogno di entrare dentro la piscina, da di fuori stesso si poteva fare. Solo che poi lui si è rinforzato la scorta, perché lì prima se ne andavano. Quando poi è successo l'attentato a Borsellino, che io già ero lì, su di lui, lui si è rinforzato la scorta. La scorta non la prima la scorta lo prendeva, lo lasciava e se ne andava. Poi la scorta lo lasciava e rimaneva la scorta lì sotto davanti al portone dell'hotel Perla del Golfo. Allora si è studiato di farlo pure mentre che lui era in piscina. Poi si è fatto pure il fatto che si poteva fare quando lui la mattina usciva assieme con la scorta, che se ne andavano e vendevano il tragitto. In questo tragitto si poteva buttare Giovanni Ferrante, che aveva i camion, poteva buttare un camion di terra come se c'erano lavori in corso, e lì si poteva mettere il tritolo. Queste sono sempre dichiarazioni che già io ho fatto 16 anni fa. Sì. Senta, al di là degli aspetti... Ma la cosa strana, ci dicevo... Ecco, ho capito da quello che lei ha detto che una domanda sicuramente da fare è questa.
se lei sa, se le è stato detto, per quale motivo lo stesso dottore La Barbera, nei cui confronti non si era pensato di adottare nessuna iniziativa di punizione e di vendetta per l'episodio della sparatoria nel salone della parrucchieria, poi nel 1992 diventa un bersaglio da colpire. Le è stato detto perché nel 1992 si doveva uccidere La Barbera e poi eventualmente, visto che fortunatamente diciamo non è stato fatto l'attentato, perché non è stato fatto? Per difficoltà diciamo di natura organizzativa o perché c'è stato un controordine? Mi dica lei. No, l'ordine era sempre da ammazzarlo, solo che poi ci fanno sapere che ci sono i mandati di cattura per me, i mandati di cattura e le custodie cautelari firmate per l'omicidio Lima, che c'è Gaspare Mutolo che collabora, e quindi diciamo che a me mi dicono Salvatore Biondino, mi dicono di stare attento perché già abbiamo, vedi che tu c'hai i svegli addosso che ti stanno ti stanno seguendo, perché Salvatore Biondino gli dicono, non so chi glielo dice, ma persone dello Stato, che io sono indagato anche nell'omicidio Lima come mandante. Infatti quando mi viene a me la DIA a casa, io non ci sono a casa, perché mi dicono di non andare a casa. Io sono stato sempre a casa. A casa non ci sono perché mi dicono che ti devono venire a arrestare, perché c'è Mutolo che collabora e che sono nei 24 mandati di cattura, assieme con Reina e altri, Provenzano e tutti altri, non so se c'era Provenzano, Calò, Brusca e tutti, come mandante per l'omicidio Lima. Arrivano a casa, a me non mi trovano alle 5 di mattina, io già sapevo che dovevano venire, ma queste sono dichiarazioni che ho fatto pure quando è stato. Quindi non si fa per questo motivo, perché c'è, mi dicono che ci abbiamo i svegli addosso. Senta, e però non ha risposto alla prima parte della mia domanda. Lei sì. Sa i motivi, qualcuno le espose i motivi per cui nel 92 doveva essere ucciso? Cioè qualcuno le dice perché doveva essere ucciso La Barbera? Perché la... Era nella stessa lista di Mizzi, Lima, commissario Germanà, nella lista di quelle che dovevano essere uccise. Però gli dico io, ma scusa, quando c'è stato che questo a Salvatore Biondino, quando c'è stato che questo ammazzato e il rapinatore doveva essere ucciso, il signor Nino Madonia non l'ha voluto toccato, dice che Nino Madonia no, non si tocca La Barbera. Tato Reina non lo toccato nulla alla Barbera. Ecco dove che c'è la stranezza, perché c'era chi diceva pure, Salvatore Biondino, che era una persona, che io, questo me lo dice Biondino, che La Barbera era una persona che poi teneva i servizi segreti, che era una persona con i Madonia in buoni rapporti, cose. E quindi si poteva permettere di ammazzare i due rapinatori, perché nessuno si può ammazzare. Però poi nel 92 cambia questa situazione. Si può ammazzare. E questa perché, è una cosa che io... Cioè, lei sa perché la situazione è cambiata? Perché lo stesso La Barbera, che prima non volevano toccato, poi nel 92 invece diventa un bersaglio, addirittura le danno l'incarico di andarlo a uccidere. Un bersaglio? Perché prima no? Lo ha saputo, questa domanda che lei oggi si pone, correttamente, logicamente diciamo, per esempio l'ha posta a Salvatore Biondino, ha avuto una risposta se ha posto con Salvatore domanda. Biondino, sempre con Salvatore Biondino, dottore, sempre con Salvatore Biondino. E lei l'ha fatta questa domanda a Salvatore Biondino, perché prima no e ora sì? Se l'ha fatta. Sempre per questo motivo. No, per quanto riguardava che era pure nella lista riguardante al Magris processo. Perché prima era buono, prima si vantava Reina di avere tutte queste amicizie, che aveva trovato i canali, che aveva. Poi darsi pure che mi dicono.
magari mi diceva pure cose che, perché sa, certe volte possono pure deviare, possono pure, ma io non avevo motivo, perché io ero in buoni rapporti con Salvatore Biondino, ci conoscevamo da ragazzi, abbiamo fatto cose assieme, eravamo assieme, c'era fiducia, fratellanza e cose. Quindi, prima è sano perché non lo vogliono toccato, poi nel 92 invece si deve ammazzare. Ho capito. Andiamo ad una cosa che lei ha detto. Subito dopo il maxi processo comincio a sentire che si devono, nel progetto di Cosa Nostra, c'è l'uccisione dell'onorevole Lima e del figlio, ha detto, eppure mi pare che ha detto, mi corregga il Presidente se sbaglio, di Andreotti, che all'epoca era il Presidente del Consiglio, e del figlio. Allora, io le chiedo, queste cose sempre da chi le ha sentite dire, in che contesto, e soprattutto intanto mi spieghi, se allora gliel'hanno spiegato, il perché del coinvolgimento anche dei rispettivi figli del Presidente Andreotti e dell'onorevole Lima. Perché i figli? Ma i figli erano, i figli erano pure bersaglio che doveva essere ammazzati, ma forse perché c'era, avevano subito questo torto e c'era questa cattiveria di ammazzare pure i figli, che secondo me non c'entravano niente. Secondo me, poi non lo so perché volevano ammazzare i figli, ma erano così carichi dalla delusione del Max processo che se Reina, ripeto, si poteva ammazzare a tutta, e Salvatore Biondino ammazzava a tutti. Era esclusivamente per questo motivo, perché avevano avuto una sconfitta al Max processo, erano stati sconfitti. Lei sa... Solo per questo, perché c'erano tutte le amici nostre consumate. Questa era la parola di Salvatore Biondino, perché c'erano tutte, l'amici nostri, tutte rovinate. Chissà, per colpa di questa figlia, insomma, mi ha detto parolacce. Per quanto riguarda il progetto di uccidere Andreotti... Ma io posso, scusa. No, prego, prego, se vuole aggiungere qualcosa, completi la sua dichiarazione. Io mi ricordo nell'80... Ora perché io dico, io nell'80 mi ricordo a Mondello, mentre che c'era Sara Riccobono, un'altra cosa che posso risalire, è arrivato uno dei Zazza e uno dei Nuvoletta, perché noi Cosa Nostra avevamo la famiglia a Napoli, in Campania, ogni regione c'era una famiglia. A Napoli c'erano per noi i Nuvoletta, c'erano i Zazza, i Paidellino, che erano molto intime con Sara Riccobono, perché erano di Marano. A Marano Sara Riccobono si era fatta la latitanza negli anni 75, non mi ricordo quello che... Un giorno sono arrivate queste persone, due o tre di Napoli, e hanno portato le mozzarelle del bufala. E io ero lì assieme con altri uomini d'onore. L'unico rimprovero che ci hanno dato a Sara Riccobono era di dire a Totò Riina che il ministro Gava, o Gava, il politico Gava, di non mandare più cassate perché ci stava venendo a diabete. Questa è una cosa che mi è rimasta impressa. Gli rimprovano di dire a Reina che non manda più cassate al ministro Gava perché ci sta avvenendo la diabete. Questa è una cosa che mi è rimasta impressa nel 1980. 81, 80, 79, quello. Comunque siamo in quel periodo. Vabbè, torniamo però al 92, alla domanda che lei ha. Ed eravamo proprio, eravamo in una villa... di un certo sì, onorato, che vabbè, però la domanda riguardava il 92, quindi ritorniamo al 92, quello che l'ha chiesto il pubblico ministero a proposito quindi dei figli. Quindi a proposito, cioè io le avevo chiesto se lei aveva sentito perché Andreotti e Lima dovevano essere colpiti rispetto, insieme ai rispettivi figli. Lei ha fatto capire che era un modo, no, diciamo, per aggravare la vendetta, questo... Ho capito bene.
erano troppo accaniti, erano troppo delusi, avevano una cattiveria in quel momento che, ripeto, se potevano... Io, guarda, quando sono andato a ammazzare a Lima, sono stato rimproverato perché non ho ammazzato neanche agli altri due. Sì, sì, ora ci arriviamo. Ma una volta l'ho ammazzato a tutti. Ora io invece non me lo sono sentito. Sì. Prima di passare, questa credo che sia la mia ultima domanda, prima di passare alle domande specifiche sull'omicidio Lima. Per quello che lei sa, questo progetto di uccidere Andreotti e il figlio comportò una qualche attività da parte di uomini di Cosa Nostra per cercare di capire come e dove poter colpire il presidente, l'allora presidente del Consiglio Andreotti? Cioè, ci fu anche una fase in cui si pensò o si iniziò a studiare la possibilità concreta di uccidere Andreotti? Se lo sa lei. Ma quello che mi ha... Sì, sì, la so. La so perché Salvatore Biondino mi disse che per quanto riguardava Andreotti e il figlio si stavano interessando i fratelli Gaviano a Roma. Però ci veniva difficile perché dopo l'omicidio Lima, Andreotti e il figlio, Andreotti non usciva più di casa e si avevano rinforzato la scorta. E allora era una cosa un po' difficile, ma col tempo si sarebbe fatto. Questa è una cosa che mi ha detto Salvatore Biondino per quanto riguarda il fatto di Andreotti, che sono forse pure dichiarazioni che ho fatto quando ho collaborato. Andiamo al progetto di uccidere l'onorevole Salvo Lima. Lei ha già detto che è stato... l'esecutore materiale, colui che ha sparato all'onorevole Lima, e abbiamo anche già prodotto la sentenza. Le volevo chiedere, rispetto alla data dell'omicidio, che poi fu il 12 marzo del 92, lei quanto tempo prima, da chi e in che termini riceve l'incarico di interessarsi di questo delitto? Io, dopo la sentenza del Magis Processo, c'è stato subito... che avevano mi diceva Salvatore Biondino, che avevano dato l'appuntamento a Salvo Lima e che lui aveva fatto buca, non si era presentato. Ma non solo a Salvo Lima, anche queste persone che io ho parlato di politici, politici che sono state prestate degli appuntamenti e che non si sono neanche presentate. Che vuol dire avevano dato l'appuntamento? L'appuntamento per che cosa? Appuntamento per parlare. Salvo Lima era stato, ricordo, che era stato fissato un appuntamento, mi diceva Salvatore Biondino, e che non si è presentato. E allora questo era diventato pericoloso, questa cosa che lui non si era presentato. Ecco perché c'era la fretta di uccidere Salvo Lima, perché quando una persona si ci dà un appuntamento e non si presenta, si ci va subito a sparare. Anche in Cosa Nostra tra uomini d'onore era così, perché certamente se non si presenta vuol dire che ha capito qualcosa. Ma l'appuntamento, per quello che le disse Biondino, gli era stato dato per parlare in che termini e di che cosa? Dopo la sentenza, quando riguardava questa sconfitta che si era avuta per il Magis Processo. Poi invece si decide subito di prendere e ammazzarlo. Senta, allora, poc'anzi, aspetti. Stiamo parlando io febbraio. Poc'anzi però febbraio. Mi deve chiarire una cosa. Lei, a proposito dell'appuntamento, ha detto gli era stato dato l'appuntamento a Lima e ha detto anche così come agli altri politici. Che a lei risulta che dopo la sentenza del Maxi ci fu anche un tentativo o ci furono degli appuntamenti con altri esponenti politici? Lei ha detto, Biondino mi ha detto, a Lima gli abbiamo dato l'appuntamento, non si è presentato, quindi questo è un motivo di ulteriore fretta nel passare alla fase successiva. Lei sa se un analogo tentativo di avere un incontro ci fu con altri politici?
A me mi ha detto che l'appuntamento era stato dato a Lima con altri politici, però mi ha detto di Lima. Ho capito. Alla Perla del Golfo, alla Perla del Golfo qualche mese prima, e insieme all'avvocato Ponte. C'era l'avvocato Ponte, che era il proprietario e socio di Salvo Lima, dove che questo avvocato Ponte aveva dei buoni rapporti con Salvatore Biondino, Salvatore Reina, e anche con un certo Danna, che faceva parte del mandamento di Terrasine, uomo d'onore della famiglia di Terrasine, avevano l'appuntamento in questo residence. Parlo del mese di febbraio. Non sono venuti all'appuntamento, dove che lui era rassicurato dall'amicizia di questo proprietario Ponte, si chiamava. Ho capito. E allora passiamo, quindi l'onorevole Lima non si presenta, poi lei a febbraio, cioè, non vorrei confondere quello che ha detto con quello che ho letto, quando riceve l'incarico proprio di passare alla fase esecutiva, di studiare le abitudini di Lima per ammazzarlo? Nel momento in cui me lo dice, stiamo parlando di metà febbraio, fine febbraio, cioè, 20 giorni prima, un mese prima, quello che è, abbiamo studiato tutti gli spostamenti, poi c'è stato il primo tentativo con la macchina, non si poteva fare, poi abbiamo deciso di farlo con la moto. Ora fermiamoci all'incarico. Quando le viene dato l'incarico? Le viene dato l'incarico di studiare le abitudini per uccidere solo Lima o anche il figlio dell'onorevole Lima? E quale figlio? Anche il figlio dell'onorevole Lima. Del figlio se ne incarica pure Giovanni D'Angelo, uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, che sarebbe quello che mi ha portato la moto quando io ho sparato a Salvo Lima, successivamente scomparso. Allora,